Buongiorno, vi chiederete come mai ci risentiamo oggi, 29 marzo 2021, in un momento in cui non ci sono DPCM o decreti legge Covid in ballo. Arriveranno, quindi tra un po' ci risentiamo per il DPCM. Ci risentiamo per un'altra questione che volevo proporre alla vostra attenzione. Beh, innanzitutto devo ringraziare ancora una volta Apler perché mi mette a disposizione questo strumento per mantenere dei rapporti con tanti colleghi che insomma, so che mi seguite con veramente inspiegabile, secondo me, passione. Allora, oggi ho intenzione di parlarvi di un argomento completamente diverso dal Covid. Vengo al dunque. Il governo Conte 2, credo, o comunque uno dei governi Conte, ha emanato il decreto legislativo 27-2021, che doveva entrare in vigore ed è entrato effettivamente in vigore il 26 marzo 2021, quindi 3 giorni fa. Questo decreto aveva lo scopo di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento UE 625-2017. Regolamento UE che ha come titolo i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, sui mangimi e le norme sulla salute, sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari. Regolamento importante e impegnativo. Avrete sentito tutti, perché la notizia ha fatto molto scalpore, che questo decreto legislativo, tra le altre cose, spazzava via d'un sol colpo la famosissima, per chi l'ha applicata negli anni, io ad esempio quando lavoravo a Rimini l'ho applicata svariate volte, la famosissima legge 283 del 62 e il relativo regolamento di esecuzione, il DPR 327 dell'80. In particolare, giusto per citare il caso più famoso, la 283 del 62 era, è, perché adesso poi vi spiegherò il perché, è quella legge che all'articolo 5 dice testualmente: è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come merce ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari alla lettera B in cattivo stato di conservazione. Giusto, ribadisco per fare un esempio. Bene, questo è da è tutta una serie di reati ulteriori erano destinati a sparire. Qualcuno se n'è accorto, ad esempio l'ufficio massimario della Corte di Cassazione, che ha preparato una relazione interessantissima. Vi rimando a internet per cercarla se vi interessa, in cui è evidenziato tutta una serie di problemi. In particolare, questa relazione dell'ufficio del massimario ricordava che la 283, di fatto, che cosa aveva fatto? Aveva arretrato la punibilità di una serie di fattispecie di reato alla semplice, si potrebbe dire, detenzione di sostanze sensibilmente pericolose. In questo modo, questa legge costituiva il primo fronte di tutela penale lungo la filiera agroalimentare rispetto ai più gravi delitti codicistici di comune pericolo mediante frode, di cui agli articoli 439 e seguenti del codice penale, normalmente, diciamo così, per lo più applicabili ad eventi già accaduti.
Quindi diciamo che le fattispecie di reato previste dalla 283 del 62 erano delle contravvenzioni di pericolo che anticipavano di molto appunto la tutela. L'ufficio massimario della Corte, peraltro, evidenziava che c'era stato, a loro parere, un assoluto eccesso dell'uso della delega da parte del governo che aveva abrogato queste norme disattendendo quanto gli era stato conferito, il potere che gli era stato conferito con la legge delegante e quindi ipotizzava una sicura dichiarazione futura di incostituzionalità per violazione dell'articolo 76 e 25,2 della Costituzione. Evidentemente l'attuale governo di questa cosa è stato informato e con il decreto legislativo 42, entrato in vigore il 25 di marzo, quindi il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27, ha abrogato quella parte del decreto legislativo che abrogava la 283. È un po' un bisticcio di abrogazioni, diciamo, ma insomma il senso è che ha di fatto salvato la legge 283, che quindi rimane in vigore. E fino a qui direte, vabbè, l'abbiamo sentito un po' da tutti i giornali, cosa ci dici di nuovo? In effetti avete ragione, d'accordissimo. Non è questo quello che volevo, evidenziare. Quello che volevo evidenziare invece è questa parte qui. Il decreto legislativo 27 all'articolo 2 non è stato modificato dal decreto legge, quindi è già in vigore. E di fatto stabilisce, prevede che cosa? Beh, ve lo leggo perché così, insomma, evitiamo fraintendimenti. Il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome, vabbè, al solito, le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli, vabbè, del regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: alimenti, inclusi i nuovi alimenti e la sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali, il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornito sui prodotti alimentari, la tabella nutrizionale, ne avevo parlato una volta in un convegno a Riccione, organizzato dalla SulPL. Poi relativamente ancora agli alimenti contenenti allergeni, alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché fabbricazione ed uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Quindi non solo gli alimenti, ma anche materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Ancora, mangimi, sicurezza dei mangimi. In qualunque fase, vabbè, non mi ci perdo sui mangimi, la salute e il benessere degli animali, attenzione, non animali da compagnia, ma animali da reddito, perché si parla sempre di filiera alimentare, vabbè, i sottoprodotti della filiera alimentare, ok, fitosanitari, pesticidi e ok. Non so se avete sentito bene quello che ho detto, lo ripeto, okay. Sono le autorità designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare, nonché accertare e
contestare le relative sanzioni amministrative. Non so se avete già capito dove voglio arrivare. Ancora, le autorità competenti garantiscono, beh, rispetto del regolamento, ovviamente, e procedono ad uniformare le competenze e i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio. Il Ministero poi delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l'autorità competente nei seguenti settori. Evidenzio la lettera A: alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e le informazioni dei consumatori, comprese le norme di etichettatura per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti. Poi tutta una serie dei mangimi, ok. Ancora per gli alimenti di produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protetta, i DOP, delle indicazioni geografiche protette, IGP, e delle specialità tradizionali garantite. Ancora andiamo al comma 9. Il Ministero della Salute, nei settori di cui al comma 1, va bene, garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali tra tutte le autorità competenti sul territorio nazionale, attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati, secondo i principi del presente decreto e del regolamento. Il Ministero della Salute, in qualità di autorità competente, può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela della salute. E va bene. Il comma 11 e il comma 12 sono interessanti. Il comma 11 dice: al personale delle autorità competenti di cui al comma 1, che abbiamo già visto, addetto ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Il comma 12 ci dice che il personale e le forze di polizia afferenti ad altre istituzioni, che nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno la tempestiva segnalazione alle autorità competenti. Ora, io non voglio fare il catastrofista, ma credo che qualcuno in alto loco debba dire chiaramente, con un atto normativo ancora più che con una circolare, se le polizie locali hanno ancora la competenza ad accertare violazioni nelle materie di cui vi ho fatto cenno prima. Perché se è vero che per la 689 gli agenti ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere sempre comunque ad accertamento e quindi alla verbalizzazione di violazioni che prevedano una sanzione amministrativa pecuniaria, è però anche vero che questa normativa, sia perché posteriore temporalmente, sia perché norma speciale, dice esattamente il contrario. E sembra riservare in maniera assoluta alle autorità che abbiamo indicato anche la competenza all'accertamento, se non alle autorità dirette, tipo il Ministero, alle autorità da queste delegate. Direi che la polizia locale ne viene veramente tagliata fuori. Quindi, salvo che qualcuno non ci venga a dire
ribadisco, secondo me con un atto normativo, magari in fase di conversione del decreto legge, che rimane in capo anche a noi questa competenza, noi veramente non possiamo più far nulla, a mio parere, perché in caso di sospetto, cioè non possiamo neanche dire ho una certezza. Non ci è neanche riconosciuta la capacità di dire rilevo l'esistenza di un, ma posso solo sospettare. E allora faccio un caso pratico che non succederà mai, ma come meglio sapete, mi pongo questo quesito. Io vado a fare un controllo, per esempio, in un'attività commerciale. Guardo i prezzi, rispetto a normativa prezzi, competenza nostra, non sto neanche a guardare l'etichettatura dei prodotti alimentari, ok? Non ne voglio manco sapere. Arriva un cliente che mi tira per la giacchetta, come si suol dire, e mi dice: ma guarda che io ho trovato la mozzarella scaduta, ho trovato il tramezzino, la confezione di tramezzini scaduti, ho trovato, insomma, qualunque altro prodotto messo in vendita oltre la data di scadenza. Che faccio? Ecco, è una provocazione perché davvero per quel che dice questo decreto legislativo 27, io informo le autorità competenti. E nel frattempo cosa faccio? Lascio il tramezzino in libera vendita? Bene, un'idea che ho io, ma lo dico adesso come se fossimo al bar, peraltro in zona rossa manco ci possiamo vedere al bar. In un caso del genere, in attesa di chiarimenti, io darei una indicazione verbale al titolare o comunque alla persona presente in loco, responsabile, di togliere immediatamente dalla vendita quel tipo di prodotti. Scatterei qualche fotografia della confezione, assumerei eventualmente a sommare informazioni in base alla 689 il cliente e poi trasmetterei tutto all'autorità competente, all'azienda USL, perché provvedano eventualmente loro a fare la ispezione formale, il controllo ufficiale ed eventualmente a sanzionare e ad adottare gli atti conseguenti. La butto davvero lì come una provocazione, è un caso che non succederà mai, mi auguro, però insomma, questo a mio parere è il rischio che stiamo correndo a legislazione vigente. Se non è così, speriamo che qualcuno si muove, qualcuno ce lo dica. Un cordiale saluto a tutti e beh, buon lavoro.